Peppino, ti hanno chiamato la zanzara, ti sei divertito? Ho mandato a fare in culo anche loro ieri sera, sì, giusto. Ti ho perso, com'è andata, Pino? Raccontacelo un po', dai. Ma niente, poi dietro Cruciani, io parlavo con Cruciani, c'era uno e non ho capito chi è che sparava cazzate a manetta. Minchia, l'ho distrutto proprio, ma che cazzo vuoi? Mi diceva, tu vai in giro con la tua chitarra, ma quale chitarra? Io ho lavorato 35 anni fa, coglione, e tu che sei lì a prendere uno stipendio a fare un cazzo a dire stronzate, e magari lì c'è anche tuo figlio e tuo nipote che lavora, coglione! La zanzara. Tutto il resto è gioia. Gioia. Basta con questa paura, basta, dobbiamo reagire, ci stanno infinocchiando, parte da lontano questo disegno strategico di annientare il nord, in particolare il Lombardo-Veneto, svegliamoci, non abbiate paura, io me ne frego del coronavirus, un po' di febbre, qui muoiono migliaia di persone per tante malattie e nessuno dice niente. Adesso stanno facendo sto casino del diavolo, bisogna uscire, buttate via le mascherine. Ma chi è che fa che cazzo di rumore lì? È un bluff, credetemi, è un bluff. Viva l'Italia. E me ne vado in giro senza parlare, senza un posto a cui arrivare, consumo le mie scarpe, forse le mie scarpe sanno bene dove andare. Mi ritrovo negli stessi posti, proprio quei posti che dovevo evitare. Basta con questa paura, faccio finta di non ricordare, io me ne frego, faccio finta di dimenticare. È un bluff, un tranello ordito ai danni dell'Italia. Ci vogliono impaurire, credetemi, sono convinto di quello che dico. Sti infami! Che fai rumore qui, e non lo so se mi fa bene, se il tuo rumore mi conviene, ma fai rumore, sì. Ma chi è che fa che cazzo di rumore lì? Credetemi! Tu devi finire di scassarti la minchia! Lo dovevo fare! Lo dovevo fare a nome di tutti gli italiani! Barisoni gay. Yeah.